buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. È un momento storico, stiamo vedendo l'ingresso all'ospedale di Niguarda delle prime dosi di vaccino anti-Covid. Lo vedete? La staffetta dei carabinieri e dell'esercito sta entrando, le dosi stanno per scendere dai camion dell'esercito, fra poco potremo andare a vedere le prime dosi che arrivano per l'Italia. Da qua poi nel pomeriggio verranno stoccate e trasportate in tutti gli altri ospedali della Lombardia. Vedete il momento che stiamo aspettando? Il direttore dell'ospedale di Niguarda, Marco Bosio, si appresta a ricevere la consegna delle prime dosi di vaccino. Eccole, vediamo lo scatolone frigo box che contiene le prime dosi. Ecco la consegna al direttore dell'ospedale di Niguarda, Marco Bosio. Sono arrivate le prime 324 fiale. Quanti dosi ne ricaverete e dove andranno? Sì, dunque le dosi saranno 1620, quindi ovvio che è un numero simbolico appositamente per il giorno della vaccinazione odierna in Regione Lombardia. Verranno distribuite fra delle strutture simbolo, una per ogni provincia lombarda. Quindi adesso noi stiamo suddividendo i flaconi, confezionandoli per ogni struttura, diciamo così, delle province lombarde. Fra pochi minuti Areu arriverà qui nel piazzale della farmacia con le automediche dotate di frigorifero, perché il farmaco in tali condizioni deve essere conservato tra 2 e 8 gradi. Noi gli consegneremo e verso le 10-10 e mezza le automediche partiranno in direzione delle strutture provinciali. Conseguentemente, entro, penso, fine della mattinata, primo pomeriggio, ogni struttura potrà effettuare la propria somministrazione delle dosi. Io penso che sia una giornata nella quale innanzitutto il nostro pensiero debba andare a tutte quelle persone che purtroppo o direttamente o hanno perso la vita direttamente o hanno avuto parenti, amici che sono stati colpiti così duramente. A loro deve andare il primo pensiero, loro devono essere sempre presenti in tutti i momenti, anche belli come quello odierno. E questo non è il giorno che possiamo dire l'inizio del liberi tutti, no, assolutamente, è un giorno di passaggio, un giorno fondamentale per il nostro futuro, un giorno che ci fa guardare con più speranza al nostro futuro, ma è un giorno che dobbiamo sempre considerare essere nel mezzo di una traversata, nel mezzo di un'epidemia ancora in corso, quindi manteniamo sempre le solite rigorose regole di distanziamento, utilizziamo le mascherine, continuiamo a comportarci come sempre, sapendo però che adesso abbiamo le armi per vincere la battaglia. Grazie. Ci siamo all'interno del blocco sud, stanno per partire le prime vaccinazioni, sono 7 i medici che stanno per sistemarsi, vediamo il professor Garattini alla nostra sinistra.
professor Garattini, anche lei è stato fra i primi vaccinati. Cosa possiamo dire? Bene, non ho sentito niente, va tutto bene. Sono molto felice, penso che questo possa servire anche da esempio per tutti coloro che magari hanno dei dubbi, che pensano che questo vaccino faccia disastri. In realtà è un vaccino un po' come tutti gli altri, che speriamo quando verrà esteso a tutti possa farci ritornare a qualcosa che sia vicino alla normalità. Lei ha una grande esperienza in questo campo, perché il vaccino è consigliato? Ma è consigliato perché è efficace. Per dare dei numeri, su 18.000 persone che hanno ricevuto un prodotto inerte, cioè quelli che chiamiamo i controlli, ci sono stati 162 casi di Covid-19 validati da tutti i test necessari. Nel gruppo dei vaccinati ce ne sono stati solo 8. Io ho sempre sostenuto che soltanto una vaccinazione poteva sconfiggere questo virus. Per un attimo abbiamo sperato tutti che se ne fosse andato per conto suo, e invece senza vaccinazioni non ce ne libereremmo. Adesso invece credo che con questa giornata e con l'inizio della vaccinazione si possa veramente pensare ad una battaglia che andremo a vincere. Le macchine di Areu sono partite, i vaccini arriveranno nel pomeriggio in tutti i capoluoghi di provincia della Lombardia e anche nei luoghi simboli, ad Alzano, a Codogno. Alle 3 in contemporanea inizieranno le vaccinazioni su tutto il territorio lombardo. Credo che in certi luoghi questa vaccinazione avrà un valore sicuramente maggiore. Presidente, fra pochi giorni è Capodanno, non possiamo dire liberi tutti, la vaccinazione non è ancora la panacea, dobbiamo raccomandare comportamenti adeguati. La vaccinazione, quando sarà distribuita, diffusa in maniera consistente, sarà colei che sconfigge questo virus, come per tante altre malattie che hanno per centinaia di anni contribuito a rendere, ad essere un problema per l'umanità. È chiaro che finché però questa vaccinazione non sarà diffusa in maniera sostanziale in numero alto di cittadini, se vivremo ancora in una situazione di pericolosità, quindi dobbiamo continuare a comportarci come se non fosse successo niente. Mascherine, lavarci le mani, distanziamento, sono tutte norme che dovremo ancora per un po' di mesi avere presenti. Quando poi la vaccinazione sarà stata inoculata a gran parte della popolazione, il virus automaticamente scomparirà. Una cosa doverosa e necessaria per dimostrare la sicurezza di un qualcosa che non è stato fatto in fretta, ma è stato fatto velocemente, perché ritengo sia l'unica possibilità per uscire da questo tunnel. Se riusciremo davvero ad ottenere una grande adesione, si arriverà all'immunità di gregge e credo che sarà davvero l'unico modo per uscire dall'aspetto emergenziale, economico, perché abbiamo visto il lockdown è servito, i cittadini italiani, i cittadini lombardi sono stati sostanzialmente attenti, ma non basta, ci vuole un'azione più decisa, il vaccino ce lo permette. Signora Grazia, lei è proprio il simbolo della rinascita, del paese che prova a ripartire. Lei, da quei giorni terribili di inizio pandemia, è sempre stata impegnata nei reparti Covid, non si è mai tirata indietro. Cosa si ricorda e che cosa può significare oggi la vaccinazione? Allora, i ricordi non sono dei più piacevoli, perché fa male, veramente fa male al cuore a vedere persone che stanno malissimo. Del fatto del vaccino sono propensa, sono orgogliosa di essere una delle prime ad averlo fatto, perché in verità è un anno e mezzo che non vedo le mie figlie, perché sono in Sicilia, e questo mi dà anche l'opportunità di andare
col cuore tranquillo e poterle abbracciare teneramente. Grazie al vaccino. Cari amici di Lombardia Notizie Online, eccoci giunti al termine di questo appuntamento. Da Niguarda è tutto, le vaccinazioni stanno andando avanti al blocco sud. A tutti voi i nostri più cari auguri per un buon 2021. Speriamo che questo seme che è stato gettato oggi, con la primula che rappresenta la rinascita e che è stata scelta come simbolo di questa giornata, possa veramente garantire un po' di sicurezza in più a tutti i lombardi per un 2021 che sia decisamente migliore del 2020 che ci lasciamo alle spalle. Buon anno a tutti ancora da parte di Lombardia Notizie.